desta non poche preoccupazioni tra i cittadini, ma anche tra l'amministrazione comunale di Rovigno, l'avanzamento della frana sulla strada provinciale che collega Rovigno a Bellosguardo. Ritorna così l'incubo dell'isolamento. Sono interrotte, causa lavori in corso per la messa in sicurezza, anche le provinciali che collegano Rovigno sia a Sacco che a Corleto Monforte. L'amministrazione comunale ha più volte segnalato questa criticità che giorno per giorno sta peggiorando, dovuta sia alle abbondanti piogge sia alla scarsa manutenzione dei terreni limitrofi. Purtroppo per l'ennesima volta il mancato intervento nel tempo della rigenerazione delle acque e della pulizia delle cunette pregiudica la viabilità delle strade provinciali. Il dato di fatto è che la Rovigno Sacco è chiusa per lavori, la Rovigno Bivio di Corleto è chiusa per lavori. Se dovesse franare la Rovigno Bellosguardo, non saremo più in grado di garantire il piano di protezione civile, dovremo solo sgomberare il paese. La provincia è stata notiziata di questa vicenda più volte, stanno lavorando da quello che mi dicono, però giustamente serve un progetto perché già hanno individuato il tipo di intervento da fare, che è la parificazione a ridosso della strada provinciale, e quindi ci sono i tempi tecnici e la burocrazia. La burocrazia poi non fa conto sul vivere quotidiano di una comunità. A mio parere dovrebbero essere interventi fatti in emergenza.